5 Stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Paul Bar. Avec vous, con noi, con la musica di Lello Fada, DJ nostro ancora, Gian Giuliangelo, Danny Perry. DJ, sex, music. Piano, piano. Oh, oh. Io, guardi, sono veramente orgoglioso. Grazie, di grazie, qui con grazie, noi. Grazie, grazie, ma, grazie. La domanda è, credo certo, che sia lecita da parte mia, ma poi come nasce questo, questa voglia di fare la moda, questa voglia di mettersi in gioco? Poi, certo, certo, no, io devo tutto ai miei amici che mi hanno spinto a entrare in questo campo, mi hanno spinto talmente forte che sono caduto, ho sbattuto la testa, mi hanno caricato in macchina, mi hanno portato in una casa editrice, ho fatto un libro, ho detto va bene, lo faccio. Cioè, lei ha fatto anche un libro? Certo che ho fatto un libro, a livello mondiale nel mondo. Sì, ma mi dica, ma questo libro poi sono contenute che cosa? I suoi pensieri, le sue idee? Tutto suoi... quello che ho dentro, che parte da dentro per arrivare fuori, che esprimi e che dai dentro un foglio di carta dove tu ci scrivi delle frasi che rimangono indelebili dentro un qualcosa che si chiama corpo umano. Ascolti, mi perdoni, ma la domanda è questa, ma in questo libro... ci sono parti della sua vita in questo libro e ci sono scritte delle poesie, pensi? Certo, poesie, poesie. Oh, come Maria Giovanna Meli? Certo, lei è una mia collega, abbiamo sfilato in tutto il mondo. Mica Maria Giovanna Meli sfila, quella scrive e basta. Adesso, prima sfilava. Ho capito. Una poesia mia? Ecco, me la certo, recita? Certo. Aspetti che ci abbiamo il Magamaro che... Ma che ci fate voi qua? Siete... Questo è il mio corpo di ballo. Lascia andare di dietro. Certo. Prego, momento ecco. Attenzione, primo piano, attenzione, voglio un po' di importanza. Primo piano su Gian Giuliangelo De Liperi. Titolo. Primo. Aspetta, un attimino. Fermo. Certo, un attimino. Andate in primo, ce la fai arrivare in primo? Lui. Giovanni Bu. Attenzione. Titolo. Momento importante. Adesso se è dimenticato deve suonare. Prego, maestro. Il mio amore per te è grande come il mondo, a livello mondiale nel mondo. Questo è il titolo. Perfetto, la poesia, prego. Ogni giorno penso a te, ogni giorno è indimenticabile, unico, meraviglioso. Sei una stella tra le stelle, sei un sogno che sogna di sognare in mezzo ai sogni e ti lascia il segno. Amore mio, ti amo. Sì, è finita. Ora puoi andare fuori dai maroni. Insomma, te lo do io, ti amo, un sogno nei segni, è un segno che ti faccio in faccia adesso. Se no. E finché ce l'hai fatta a venire in televisione a fare quello che volevi tu, cioè niente. Come niente? Ma a cercarti un lavoro serio, sì. Questo è serio, sì. Dai. Sono sì, ma... No, è mia nonna. Cosa gli è successo in faccia? Oh, non può capire cosa mi è successo. Diglielo. Sì. Nonna! Si tappi, sa Rosina. Nonna! Mio nipote a cercarsi... È il suo nipote! Questa, mio nipote, mi... No! Pensi no. Che mio marito, oltre a chiamarsi Bolle, si chiama anche De Liperi? No! Dico, c'ha due cognomi. Suo marito che poi è morto la settimana scorsa, poverino. Non me ne ricordi di queste cose che entro in paranoia. Dai, non rifare così. I nonni ce ne tanti. Milioni di milioni, però adesso mi hai rotto i mattoni. Non dire queste cose, no. Rosina, allora... Che è successo? Non può capire cosa mi è successo. Cosa è successo? Ma lei non lo può capire perché c'ha un cervello così, perché è gonfio. Non dirlo. Cosa fa? Mi sputa in faccia, che schifo. E comunque non può capire cosa mi... Siccome noi viviamo in campagna, io ho incontrato uno dei miei vicini di casa che abita in campagna anche lui. E comunque gli ho chiesto, ma come fai tu per il freddo? Perché in campagna c'è un freddo, lei della Madonna. Ho usato anche la borsa dell'acqua calda e lui mi ha detto, ma quale borsa dell'acqua calda? Usa il gatto, te lo do io un gatto, te lo metti lì vicino al letto, lo sai il caldo che ti dà. Ehi, io ho preso il gatto, l'ho portato a casa, l'ho messo sul letto e fin lì tutto a posto. Ehi, tutto a posto. Poi l'ho preso, l'ho accarezzato ben benino e fin lì tutto a posto. Poi gli ho aperto la bocca con grande tranquillità e fin lì, ehi, al gatto, ehi. E fin lì tutto a posto. Sì. Gli ho infilato l'imbuto in bocca. E fin lì tutto a posto. Come gli ho messo l'acqua calda. Ha iniziato. Ma qua.
Guardi succede. Come mi ha fatto la faccia! Arrabbiato si è, io non lo sapevo che si gonfiava così! Ma lei ha sbagliato tu! Lei ha sbagliato tu! E ho sbagliato tutto! Allora, mio nipote, io le voglio succede, dire di cambiare. di cambiare vita! Non è vita, vita! Non è vita che fai questa, no! Girare per il mondo a livello mondiale nel mondo! Allora, nonna, ma perché invece non dici a tutti che io ho preso da te? Perché diciamo che mia nonna da giovane faceva le sfilate anche lei, no! Voglio dire, ma sì, certo. Cioè lei mi sta dicendo, Gian Giuliano mi sta dicendo che se faccio fare l'Hello Night, l'Hello Night, certo. Lei parte con la sfilata. Ma è certo. Vero, è vero. Può provare, sua Rosina. No, è che adesso sono un po' arrugginita, ecco. Un po' arrugginita, però mi piacerebbe ballare quella che roba cosa? Cubana, tipo il ketchup, cos'è che ne so, la maionese, la senape. Ma cosa stai dicendo? La salsa. La salsa, nonna. A lui non salsa. Vabbè, ormai è da te. Esci a provare quella roba, non ne hai di salsa? Ma certo che ce l'hai, ti spezzo un braccio. Metti la salsa. Prega, te ne vai. Oh. Devo fare i complimenti a signora Rosina e al nostro Gian Giuliangelo De Liperi, ma soprattutto all'Elofano DJ che con la salsa proprio non ci azzecca per nulla. E nemmeno a lui salsa, e comunque mi... Ma faccia, allora, signora una Rosina, sì, ti faccio una domanda, perdonatemi, la faccia. Sono le 22.17. Addirittura? Ore? Nel senso che stiamo per chiudere la puntata. Ah, signor Medda, sono veramente contento. Non sono signor Medda. Ah no, l'Alzheimer proprio. No, sono sempre Paul De Santi. Ah, bello dello scorso anno. Famoso, caro. Famoso no, però. Caro Beniamino Scarpa. Non è lui, nonna. Non è lo lui. Lo scusi. La faccia da scarpa già ce l'hai. Non è lui. Vabbè, comunque, dicevamo, 22.17, io sono ormai al termine, io vorrei però... chiedervi una cosa, certo. Una esempio, sola amica. Per esempio, Gian Giuliangelo, sì? Detto Daniel Stilo, certo. Abbiamo parlato di concerto per Pina 12 luglio. Lei ci sarà? Ma certo che ci sarò. Perché? Perché ho annullato tutte le sfilate a livello mondiale nel mondo per essere lì al centro del mondo. Ascolti, ma lei invece dove sarebbe dovuto essere il 12 luglio? Lo dica ad Andrea Podi che ci sta guardando. Io dovevo essere a Singapore, a Nongapore e a Forsagapore. Le ho annullate, ecco. Hai fatto bene mio nippo. E poi dove sei venuto a essere dopo tutte queste date? A Los Angeles, a Los Angeles e alla Lanienes. Ecco, questo tardo pomeriggio. E di notte dove sei venuto a essere? Di notte sarei dovuto andare da Gianna, Giovanna, Lina e Pasqualina. Ecco, adesso siccome è notte, adesso vieni a casa. Perché? Che ti faccio quel piatto genovese che ti piace tanto. Quale, nonna? La pasta al pesto. E com'è? Che con una mano prendi la pasta e con l'altra ti pesto. Ah no, musica, vieni a casa, che te lo tocco io che ore sono. Altro che fare le sfilate di moda, amico. 5 stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Pol Bar.